Ragazzi, ma voi, cioè, ieri vi ho fatto la live reaction del benzinero che è contro la società, contro l'allenatore, contro tutto il mondo Milan, che è disperato. Però c'è il gemello, Tony Dallara, milanista, che invece dice sarò l'unico, sarò pazzo, ma io sto con Fonseca. Bravo Tony! Tendo un bollo il carretto, bravo Tony, diglielo, lui sta sul carro quando c'è la merda e quando non c'è la merda, bravo Tony, vero unico milanista. Andiamo a sentire subito quello che ha da dirci, perché io sono rimasto già libito dal titolo, quindi Tony, sarò l'unico, sarò pazzo, ma io sto con Fonseca. Ma prima di iniziare la live reaction, iscrizione al canale, lasciate un like, commentate, attivate la campanella e condividete il video. Dai che stiamo arrivando a 5.000. Dai, ne mancano 40, 50. Dobbiamo arrivarci entro il weekend. Dai, fatemi sto regalo. Oggi è anche il mio compleanno, faccio 40 anni. Quindi pollicione lì in su e gli auguri al romagnolo. Sentiamo subito. Raga, ditemi quello che volete. Ditemi pure quello che volete. Lo so che la totalità dei tifosi del Milan vuole l'esonero di Fonseca. Io sarò l'unico che fino a domenica sera sosterrò sempre. Bravo Tony! Fonseca, grande persona. Bravo Tony! Un allenatore incolpevole di questa situazione, o comunque le colpe minori ce le ha lui. Per una metto io in campo i giocatori, li messo, vero? Soprattutto per una dirigenza che non ha saputo risolvere nessuno dei problemi che si sono creati da ormai un anno e mezzo a questa parte. Dalle prime sconfitte pesantissime di quel gennaio con Pioli. Pioli maledetto! Quinto posto della stagione dell'anno scorso, che comunque non è stata una cattiva stagione, ma lo spogliatoio... No, aspetta Tony, qui ti fermo. Non è stata una cattiva stagione? No, Tony. Tony Dallara, no. Va bene che sei gemellato, c'è il gemello del benzinero, quindi ti devo trattare bene, ma no. Cioè, l'anno scorso tu a novembre eri fuori dal campionato, fuori dalla Champions. Sei arrivato secondo a 20 punti, quindi un buon campionato, no. Siete una squadra di merda, Tony. Siete una squadretta. Siete una squadrettina. E adesso siete lì tutti a piangere. Perdiamo il derby, abbiamo già perso. Occhio interisti, che questi piangono. Sono già lì, sapete quelli che si piangono addosso tutti i giorni? Quelli bisogna stare attenti, perché poi appena possono ti inculano. Quindi occhio e stiamo attenti al derby. Si vedeva che c'era gente che non aveva più voglia di stare al Milan. Quindi lui ha le colpe minori. Infatti è da tenere, bravo, dillo Tony. Di non continuare a sparare su di lui, di cercare di sostenerlo almeno fino a domenica sera, anche se raga, non è colpa sua se precedente allenatore. È colpa della marotta lì, diglielo Tony. E noi adesso chiediamo a lui il miracolo di vincere il derby di domenica. Non è colpa sua, lui... Giustamente sta dicendo, mi è stato chiesto di cambiare il modo di giocare della squadra e ci vuole tempo. Dategli tempo, ha ragione Tony. Sinceramente, dall'inizio a oggi, non vedo la stessa squadra, vedo qualcosina di meglio. Bravo, diglielo. Fa schifo? Sì, fa schifo. Vede qualcosa di meglio? Fa schifo? Sì, fa schifo. Quel qualcosa di meglio fa schifo. Cosa vuol dire, scusatemi, vedo qualcosa di meglio ma fa schifo, non lo so. Ma è un miglioramento, ci ha annebbiato e ha annebbiato probabilmente anche lui le continue vittorie dell'estate, che non ci ha fatto vedere i problemi prima che iniziasse il campionato, ora li stiamo vedendo. Io sono di Bergamo, ho visto la storia di Gasperini, ho visto un Gasperini che cambiava modo di giocare all'Atalanta, perdere le prime 6-7 partite del campionato, del primo campionato di Gasperini, e poi non essere esonerato e far filotto e costruire la storia
che ha l'Atalanta oggi, con una vittoria di Europa League in questi 7-8 di Gasperini. Quindi lasciamo un attimino, lasciamolo lavorare sereno, perché questo Cristo giusto. Non ha mai potuto lavorare serenamente. Giusto, bravo Tony, lasciatelo lì in panchina e non rompete le palle. Una tensione, un odio verso di lui che non è normale. Ibra direbbe, bravo Tony Dallara, ti ho detto cose giuste per proteggere società, proteggere progetto fatto da me che sono boss. Quindi Tony, te mi piaci, invece tuo fratello benzinero, vaffanculo benzinero, tu non capisci un cazzo di calcio, tu fai quello che ti dico io, come ti ho detto ieri, tu fai cane, tu fai bau bau, tu fai gatto, tu fai miau miau. Bravo Tony, ti regalo biglietto qui per venire a vedere Milan al terzo anello, dove ci stai vicino a Piccioni, così tu guardi Milan grazie a Ibra che ti vuole bene Tony. Bravo Tony. Non è normale, per avere i risultati bisogna lavorare nella tranquillità, giusto, nella giusto. Tranquillità, se no è un casino. Allora Tony, se vuoi allenare nella tranquillità, un consiglio te lo do io, non andare a allenare il Milan, vai a allenare il Treviso, il Ravenna, il Cesena, il Lecce. Se vai a San Siro a allenare Milan e Inter, la tranquillità non esiste, non esiste. Non esiste, lì esiste solo il risultato, risultato e risultato, se no gli 80.000 poi fischiano e contestano come sta succedendo, vero? Fonseca, almeno fino a domenica sera, che ci faccia vedere una buona partita, non può essere esonerato per una sconfitta con l'Inter. Se viene una sconfitta brutta come quelle che ci faceva fare Pioli, ok, ma giusto. Se facciamo una buona partita e usciamo a testa alta dal campo, raga, non si può mandare via bravo. Un allenatore che è appena... Bravo Tony! Ditemi la vostra, buona giornata a tutti. Bravo Tony, mi sei piaciuto, vero milanista, torniamo grandi. E Tony ci è piaciuto tanto, noi della società apprezziamo questo youtuber, quindi... Tony, mi raccomando, c'hai il biglietto in terzo anello, sopra Bandito che sta al secondo anello, tu stai terzo anello con Piccioni, ti godi partita, ti godi spettacolo che noi diamo tutte domeniche, perché questo spettacolo non è da capire, tuo fratello non capisce un cazzo, perché noi giochiamo a calcio, vinciamo e vinceremo perché noi siamo Milan e te lo dice il tuo boss. Quindi mi raccomando, iscrizione al canale del Romagnolo Nerazzurro. Se no vi vengo a prendere a casa e vi spiezzo in due. Ciao belli.